Recensione di MX4, il nuovo smartphone top di gamma di Meizu con un nuovissimo processore octa-core, uno schermo molto ampio e una fotocamera Sony. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, recensione, finalmente qualcuno dirà di Meizu MX4. Finalmente, perché lo stiamo provando da un po', ma fino a poco tempo fa il firmware non era assolutamente, diciamo, adatto per una recensione. Adesso lo è. Ci siamo presi comunque un po' di tempo, visto che lo smartphone non è ancora ufficialmente disponibile, lo sarà a breve anche in Italia. Quindi la vendita italiana non è un'importazione di un rivenditore esterno, ma è proprio Meizu che vende ufficialmente anche in Italia. Questa è la confezione semidefinitiva, semidefinitiva ora capirete perché. Qui troviamo questo alimentatore con un amperaggio di, ora lo trovo, 2 ampere, eccolo qua, e questo simpatico libretto che contiene il nostro Meizu che noi abbiamo già rimosso. Qui sotto è presente anche un piccolo manuale, ora mi si è attaccata la plastica dell'MX. Qui abbiamo il cavo USB micro USB quasi completa perché qua sotto ci dovrebbero essere le cuffie che nella nostra confezione demo non erano ancora presenti. Quindi questa è la confezione di MX4. Ecco qua lo smartphone. Perdonatemi se durante il video potrei dire qualcosa come MX5 o MX8, non lo so. Fatto sta che non so perché il termine MX4 non vuole entrare in mente, ma ovviamente sto parlando di MX4, eccolo qua. Design leggermente ritoccato, leggermente ritoccato anche per fare spazio a questa nuova cover removibile, più semplicemente che si può finalmente rimuovere senza l'ausilio di nessun attrezzo. Molto molto rigida, devo dire. E quando la leviamo, infatti, fa un rumore un po' agghiacciante perché è così ben salda sullo smartphone che levarla fa un rumore abbastanza appunto forte. Qui abbiamo lo slot per la micro SIM, non c'è slot per la micro SD perché la memoria non è espandibile, come anche la batteria non è removibile, quindi la cover serve solo per inserire la SIM senza mettere brutti sportellini intorno allo smartphone. Questa cover è ovviamente, come avete capito, in plastica, mentre invece è in metallo, veramente un metallo molto molto ben rifinito, molto bello da vedere. Se riusciamo a mettere a fuoco, forse. Vediamo se io metto un dito qua, eccolo qua. Veramente rifinito molto molto bene, uno degli smartphone meglio rifiniti e forse più belli visti di recente. Certo, qualcuno potrebbe dire che il design assomiglia molto a quello di iPhone in generale o anche di iPhone 6, un po' un misto fra un iPod Touch frontalmente, forse anche posteriormente, e un iPhone 6 sul bordo e anche su questa parte inferiore con questi speaker simili. Se qualcuno di voi dovesse dire una cosa del genere, beh, lo direbbe a ragione, non ha molto senso neanche dire questo smartphone è uscito prima di iPhone 6, anche solo perché comunque il design di iPhone 6 si conosce ormai da mesi, causa vari leak. Qui abbiamo la porta micro USB, qua gli speaker che poi sentiremo essere molto potenti, microfono, secondo microfono, tasto di accensione, jack audio, fotocamera da 20,7 megapixel realizzata da Sony, doppio LED flash con 2 temperature differenti di colore, bilanciere del volume, tasto di accensione qua sopra, quindi lo premiamo e lo smartphone si risveglia istantaneamente. Abbiamo qua un tasto che adesso si è retroilluminato, che da spento, vedete, rimane, ok, da spento rimane bianco e quando premiamo il tasto si accende, si illumina. Funge anche da LED di notifica, quindi molto molto bello, monocolore, quindi solo di questo colore. Altra cosa molto interessante, a schermo bloccato è possibile sbloccare lo smartphone trascinando verso l'alto, sbloccare aprendo le notifiche, mi pare. No, mi devo stare sbagliando. Comunque, sicuramente avviare la fotocamera qui sulla destra, e invece da sinistra verso destra, aprire un'applicazione a scelta. Quindi io cosa ho fatto? Ho impostato Google Now in modo da ovviare all'assenza di Google Now come tasto predefinito da qualche altra parte. Potete mettere l'app che volete. Dimensioni 144, 75,2, 8,9 mm. In mano si tiene molto bene, la forma è veramente molto molto ergonomica.
Devo dire che a pelle, nonostante sia un design abbastanza ricercato, non mi aveva fatto impazzire troppo dal punto di vista estetico, ma ci si abitua rapidamente, secondo me, ed è veramente molto molto comodo da tenere in mano, sempre considerate le dimensioni generose, ovviamente. Fotocamera frontale 2 megapixel, tra l'altro sempre una fotocamera Sony, schermo 5 pollici e 36, risoluzione 1920x1152, risoluzione un po' particolare. Questo è dovuto alla forma appunto in 15, no, in 15 noni diversa dal solito. Anzi no, non è un 15 noni, forse non sto dicendo una stupidaggine, probabilmente sono 15 sesti forse, se non ricordo male. Comunque sono 418 ppi, quindi sono veramente tanti, ed il vetro è protetto da un Corning Gorilla Glass 3. Android versione 4.4.4 più o meno, perché in realtà qui abbiamo la 4.4.2, la 4.4.4 dovrebbe arrivare da qui a pochi giorni, pronta per il lancio ufficiale. Vado ad abbassare un po' la luminosità per la recensione. Ok, ecco qua. Dalle impostazioni vediamo che la memoria interna è da 32 GB, esiste anche una variante da 16 e una da 64, in Italia arriveranno solo 16 e 32. Quindi 32 GB di memoria interna, 2 GB di RAM e un nuovissimo processore MediaTek MT6595 octa-core. A differenza dei precedenti MediaTek, questo non è un vero octa-core, quindi non ci saranno mai 8 core che lavorano insieme, ma è un Big Little, ovvero 4 core in tecnologia Cortex A7 da 1.7 GHz e 4 core in tecnologia Cortex A17, che è l'ultimissima. Per la prima volta troviamo questi core qui su questo Meizu, da 2.2 GHz, quindi funzionano alternativamente 4 alla volta. Le prestazioni dei benchmark sono assolutamente sbalorditive. Non so dire se in realtà ci sarebbe stato bisogno davvero di un processore così potente, ma almeno abbiamo la conferma che funziona molto molto bene. Connettività 4G LTE, funziona benissimo con tutte le reti nostrane, Wi-Fi A, B, G, N e anche AC. Quindi a due bande, Bluetooth 4, Bluetooth 4.0, che funziona bene con gli wearable, vedete, sto testando il Huawei TalkBand. Non è presente purtroppo NFC. Ci sono anche varie impostazioni che difficilmente serviranno a voi, come la VPN, che comunque fa sempre comodo, o la connessione con la PPOE, che probabilmente sarà uno standard, penso, molto più usato in Cina per la connessione mobile rispetto a noi. Già che siamo nell'impostazione, vi faccio un po' vedere. Allora, il fatto che qui siano tutte schiacciate con delle icone vi permette, scorrendo da questa parte, di espandere. Come vedete, è tutto completamente in italiano. Andando un po' a scavare nelle impostazioni, vedrete che c'è ben poco da scavare. In realtà, non sono molte le impostazioni su cui potrete smanettare. Qui lo dico e qui non lo nego. L'ispirazione è palesemente iOS, ovvero poche opzioni funzionali, non troppa personalizzazione. La personalizzazione qui è tutta, se vogliamo dire così, ridotta ai temi, però ridotta è appunto anche un termine riduttivo, perché comunque i temi sono anche molto, molto ampi, permettono di modificare molto di quello che si vede. Ma come funzioni? Devo dire, non ce ne sono poi così tante. Sono pensate comunque abbastanza bene. Cominciamo dalla personalizzazione, appunto temi, gestione degli sfondi e la possibilità di utilizzare le icone Fly Me o no, per esempio. Ok, avete appena visto lo switch. Guardate le icone di WhatsApp, del Play Store o di Dropbox, tra l'altro questo è la gestione del multitasking. E guardate invece cosa succede se faccio così. Eccole qua, vedete? Le icone si sono aggiornate, tra l'altro anche le icone dei siti. Mi pare che Meizu con questa nuova Flyme abbia fatto non so quanti, non mi ricordo quante migliaia di nuove icone per siti, per Fav Icon, cioè quell'iconcina che appare sui siti web, per icone dei temi, eccetera, eccetera. Abbiamo poi la sincronizzazione con l'account di Flyme, in cui ovviamente potrete acquistare dei crediti in valuta cinese per poi acquistare magari dei temi a pagamento. Ma quello che mi preme più, ancora più della sincronizzazione, che forse userete il giusto perché non so bene quanto possa servirvi la sincronizzazione con FlyMe, la potete comunque fare, è questa, ovvero la possibilità di abilitare i permessi di root direttamente dalle impostazioni. Veramente una funzionalità importante, senza ombra di dubbio.
Ancora vi faccio vedere molto rapidamente, ripasso tutte le opzioni per essere sicuro di non aver dimenticato qualcosa di importante, perché comunque qualcos'altro di importante c'era da mostrarvi. Abbiamo tre modalità di utilizzo, io devo dire che mi sono trovato molto bene col Balance Mode, ho voluto stressare un po' con il Performance Mode, specialmente con i giochi, e devo dire che non ha scaldato più di tanto. Pensavo peggio, di solito quando c'è questa opzione spesso le aziende vi si nascondono dietro con il fatto che poi lo smartphone scalda tanto. È possibile accendere o spegnere lo smartphone a orari programmati, anche con ripetizione durante tutta la settimana. Nella memoria, avevamo visto prima, è possibile gestire appunto controllare tutte le impostazioni relative alla memoria. Dalla home screen, se facciamo un gesto verso il basso, possiamo aprire la barra delle notifiche, un gesto verso l'alto, la ricerca tra le applicazioni. Le home screen non si possono creare, vedete, non c'è un gesto per creare, si creano da sole quando le applicazioni non stanno più all'interno dello spazio dedicato. Se premiamo qua possiamo abilitare widget, devo dire che a parte questi di GoWeather che ho installato io, vedete quelli preinstallati, insomma disponibili da parte di Meizu sono abbastanza pochi. Uno fra questi è questo Crea Note, che se premo permette subito di prendere una nota. Già che siamo qui, una considerazione sulla tastiera, anche questa ricorda molto iOS, perché una cosa che non mi piace è che se stiamo scrivendo in maiuscolo o minuscolo la tastiera mantiene comunque i tasti maiuscoli. Non è presente l'autocorrezione, sono presenti le emoticon qui molto carine. Altra cosa simpatica è che premendo qui ci sono invece quelle testuali, che è molto molto simpatico, perché se io premo questa, vedete, non viene sostituita dal corrispettivo, che penso per esempio sia questo. Presente la dettatura vocale, se andiamo nelle impostazioni, come vedete non è presente la possibilità di correggere automaticamente il testo. Quindi la tastiera devo dire mi è piaciuta, però mi è sembrato giusto mostrarvi questi limiti, perché per molti appunto possono essere dei veri limiti. Interessante anche la soluzione di esternare il tasto back e tutti gli altri tasti fuori dallo schermo. Secondo me è un po' una scelta principalmente estetica nel voler mostrare lo smartphone solo con questo tasto frontale. Lo schermo secondo me è abbastanza grande da poterlo fare, in modo da non sovraffollare questa barra qui anche con il tasto home, che invece è stato messo fuori. Se premo qua apro le note a tutto schermo. Andiamo nel browser, che devo dire si comporta molto bene. Andiamo su repubblica.it, è ancora aperta la caccia al nuovo sito che debba sostituire The Verge. Per ora con Repubblica ce la stiamo cavando bene, visto che è veramente un sito pesantissimo. Ok, però vedete, sono connessi in wifi, lo vedete da qua su, l'ora è stata spostata sulla sinistra, sulla destra invece troviamo l'informazione numerica della batteria, dovrebbe essere già stato caricato più o meno, eccolo qua. Mi sa che, ok, ho avviato il video a fine pagina. La navigazione è buona, devo dire, anche su siti molto pesanti come questi, dove ci sono anche, vedete, elementi grafici che per esempio rimangono bloccati all'inizio. Vedete, ci sono vari artefatti grafici dovuti a un sito così pesante, ma la navigazione è comunque molto godibile. Non ricordavo questa cosa, lo ammetto, me ne ero accorto, ma avevo già rimosso il fatto che non sia presente il doppio tap. Non vorrei dire una stupidaggine. Ok, ho fatto la verifica in tempo reale perché no, non ricordavo questa cosa. Comunque è possibile fare lo zoom senza grossi problemi. Premendo questo tasto fondamentalmente possiamo estraniare il contenuto grafico. Ora questa è la home page, quindi forse non è esattamente il... Non so perché non sta funzionando. Ok, va bene, direi che il browser si è appena impallato, non funziona più nessun link, va sempre funzionato abbastanza bene. È il bello della diretta, succede anche questo. Non vi ho fatto vedere la barra delle notifiche, in cui non è possibile riordinarle, non sono moltissimi toggle, non è possibile accedere a opzioni avanzate, per esempio se tengo premuto qui posso riordinarle ma non posso aggiungerne altre, e non posso entrare nelle impostazioni relative. Se voglio connettermi rapidamente a una wifi posso premere qua per espandere la voce, stessa cosa per la luminosità e anche per il bluetooth. Curioso, veramente molto curioso,
il modo in cui viene gestita la suoneria, perché regolando questo volume qua stiamo solo regolando il volume multimediale. Tutte le altre opzioni, per esempio il fatto di silenziare o di abilitare o disabilitare la vibrazione, si fanno dalle notifiche. Se abilito la vibrazione non ho messo il telefono silenzioso, ho solo abilitato la vibrazione in più oltre alla suoneria, per metterlo silenzioso devo anche premere qua. Peccato che poi però non ci siano una voce qua su che ci ricordi il fatto che il telefono è silenzioso e magari noi ce ne andiamo senza problemi credendo che squillerà e invece non squillerà assolutamente. Tra le altre applicazioni presenti troviamo un registratore di note vocali che funziona molto bene, un'applicazione per disegnare, anche questa molto molto carina, con dei tool fatti molto bene, come per esempio questo acquerello che mescola i colori, vedete, in modo molto molto realistico. Abbiamo tanti pennelli su cui puoi scegliere il colore, la sua opacità, la dimensione del pennello, insomma un'applicazione per disegnare molto molto simpatica. Abbiamo ovviamente il calendario, anche questo molto ben fatto, si può passare dalla modalità calendario a quella agenda semplicemente trascinando l'applicazione così, e premendo qua possiamo invece accedere alla lista delle cose da fare. Applicazione del file manager, anche questa si può espandere in questo modo, può accedere a tutti i computer in rete. Cosa da sapere è che le foto, la musica e i video vengono visualizzati nelle rispettive app solo se dal file manager vengono copiati in queste cartelline relative, altrimenti per esempio una cartella del tutto esterna non comparirà in galleria. Vi faccio per esempio vedere i colori dello schermo. Ok, questa è la prima volta che succede, devo dire. Questa recensione ha dato delle sorprese negative purtroppo per questo MX4. Ok, nero veramente quasi assoluto per essere un IPS e non un AMOLED. Bianco, molto bianco, veramente bello, e dei colori in generale molto molto convincenti. Lo schermo probabilmente è uno dei veri punti forti di questo smartphone. Andiamo a parlare della fotocamera, 20 megapixel, fotocamera che ha delle soluzioni, ha dato delle soluzioni abbastanza curiose. Mettiamo qui la scatola del Moto G. Delle soluzioni molto molto curiose. Prima di tutto è pensata per essere usata in verticale. Sì, se io la ruoto, guardate, i simboli ruotano, ma molte delle opzioni non ruotano, per esempio questa qua su che è la modalità di scatto, oppure se io premo qua queste opzioni qui, fra cui la possibilità di attivare l'HDR, di attivare le linee guida, di attivare la livella, di scegliere un contrarovescia, la risoluzione degli scatti e la risoluzione dei video. Quindi video fino a 4K e foto fino a 20 megapixel. Questa sembra una bella frecciata per Sony, visto che il sensore dovrebbe essere lo stesso dei vari Z1, Z2, Z3. Qui si può scattare in automatico a 20 megapixel. Dall'interfaccia qui poi possiamo, scorrendo di lato, ok, vedete, passare tra le varie modalità: automatica, manuale. Tra l'altro la manuale ha veramente molte opzioni, tra cui la messa a fuoco manuale, cosa molto molto rara. E soprattutto, se io premo, ok, qua, scusate, la velocità dell'otturatore da automatico, oppure da un 8 millesimo, fino a tanti livelli intermedi, fino a 20 secondi. Quindi se avete un cavalletto potete fare delle bellissime foto con apertura molto molto lunga. E ancora miglioramento del volto, foto panoramiche che si fanno sempre comunque solo in verticale, refocus, quindi molti punti di messa a fuoco e messa a fuoco successiva, notte, lettura di codice a barre, video in slow motion, foto macro e poi di nuovo automatico. Questa blu che vedete qui è la livella, quindi se io mi inclino un po' la livella si muove. Abbiamo poi degli effetti in tempo reale, sempre da applicare in verticale. Passaggio alla fotocamera frontale e attivazione o disattivazione del flash. Come vengono le foto? Allora, devo dire, sono rimasto contento a metà, nel senso che vengono fuori veramente delle belle foto, ma non sempre. Ci sono degli scatti che un po' mi sono detto peccato, speravo venisse fuori qualcosa di ancora meglio. Comunque, per fare un esempio, questo è uno scatto che ho realizzato a un panorama con una condizione di luce abbastanza difficile, riutilizzando l'HDR subito dopo, leggermente spostato come inquadratura. Questo è quello che è venuto fuori, esatto, questo è lo scatto e questo è quello con l'HDR.
Si poteva fare forse un pochino di meglio, ma sono comunque contento anche solo per il software che è veramente molto molto completo. Andiamo avanti perché c'è veramente tanto da dire di questa Flymeal, avete già capito anche voi, sto cercando di sbrigarmi, ma le cose da dire sono veramente tante. Passiamo alla musica, ecco qua. Allora, volume alto, volume veramente molto molto alto, questo speaker è veramente impressionante in quanto a volume. La qualità forse va un po', va leggermente peggiorando quando arriviamo ai livelli di volume massimo, però devo dire che ad eccezione di questo, è uno speaker molto molto buono. La GPU è una PowerVR G6002, quindi del tutto nuova. Andiamo ad aprire Asphalt 8 per farvi vedere che non c'è assolutamente alcun tipo di problema. Ok. Aspettiamo i dovuti secondi di caricamento. Aggiungo che non è presente Radio FM, ma è presente l'uscita video tramite adattatore MHL. Ok, dopo questo incidente spettacolare direi che posso anche uscire, comunque un terminale sicuramente adatto al gaming senza indugio. Faccio la solita chiamata di prova, porto fuori il telefono e volevo solo mostrarvi che è possibile, in questo momento sto usando l'auricolare, quindi posso registrare la telefonata. Ok, oppure anche c'era la voce anche per prendere appunti. Questo Meizu MX4 è disponibile in Italia a 339 € da 16 GB, nella versione da 16 GB, e 379 € per la versione da 32. Certo, costa un po' di più che in Cina, ma forse molti non hanno ancora capito che fra tasse, dazi doganali, eco compenso, ma anche solo il fatto di avere un magazzino, una distribuzione italiana, qualcosa in più deve necessariamente costare. Ma è un prezzo che, se pensiamo a quello che questo smartphone ha da offrire, è veramente molto, molto, molto competitivo. Secondo me è adatto a due pubblici ben diversi: uno che vuole un telefono semplice, sì, ve lo dico sottovoce, ma voi sicuramente storcerete un po' il naso, ma è così. Chi vuole un iPhone con Android? E invece chi vuole uno smartphone super da smanettoni, perché non c'è una via di mezzo. Per esempio, guardate cosa succede se provo ad avviare un launcher alternativo come avvio applicazione di Google Now. Mi chiede di cancellare le impostazioni predefinite del launcher di Flyme di Meizu, ma non si può fare, quindi non potrete neanche cambiare il launcher, dovete per forza passare attraverso i permessi di root, che è sicuramente una soluzione molto drastica. Quindi o tutto o niente. Sono comunque scelte, anche chi dovesse scegliere il niente, di usare cioè la Flyme così com'è per quello che è, sicuramente secondo me non rimarrà assolutamente, assolutamente deluso. Comunque chi comprerà per questo motivo sa sicuramente a cosa va incontro. Per questa recensione di Meizu MX4 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.